una parola maestra, non c'è l'antibagno, vediamo un attimo, ecco, voi immaginate, questo è una civile abitazione dove è stato nascosto qualche panno di droga, panno di droga. I dolci di droga sono passati nel salotto. Ecco qui. Si cercano quindi qualcuno ha ricercato in tutti gli spazi. Adesso anche la ricerca dei libri che proponeva nell'esclusivo precedente. Adesso non c'è ancora il santoccio, quindi stiamo facendo. Stiamo facendo una provincia, ecco, adesso. E l'inganza è stato. Adesso, mentre il cane è ancora più spazio, vedete che un collaboratore ha introdotto un cassetto con dentro un fantoccio. In questo caso, il pomeriggio, la coppa di Troy, in realtà nella vita normale diventa un contenitore della droga. Sì, ecco, ovviamente prima si è fatta anche in questo caso una ricerca in bianco. E dopo, successivamente, è stata inserita la sostanza stupefacente, in questo caso si tratta di cocaina. Vedete che nonostante sia stata messa, diciamo, da un minuto, il cane è stato comunque veramente bravo a segnalarsi il punto, la fonte da cui arriva questo odore della cocaina. Vedete che pronto il fantoccio, e che viene fatto provare da dove lui ha segnalato la sostanza. Così il cane sarà sempre incentivato ad arrivare nel punto esatto in cui passa questo odore, e lo verrà fatto provare il premio in punto, questo è il fantoccio. Un bel applauso a Carlo. Non è una ricerca, però non ha fatto caso, adesso lì la sostanza è la nascosta in un litro della cocaina. Ecco, vedete come comunque c'è sempre